Sono in piazza Montegrappa, meno di 3 chilometri al traguardo. Ballan! Questo è un attacco buono! Partito alla grande, Alessandro Ballan! Questo è un attacco buono, è partito come una scheggia. È la sua distanza questa, mancano meno di 3 chilometri alla conclusione. Mi sembra che sia un attacco speciale. Grande Ballan! A molti corridori dopo i 250 chilometri si spegne la lampadina, invece la sua luce irradia il circuito di Varese. Ormai davanti alla stazione, 2 chilometri al traguardo per Alessandro Ballan. Corsa, che corsa quella di Ballan, era scattato al terzultimo giro, al penultimo giro e all'ultimo giro. Veramente fantastico, vai Alessandro, vai lui, Alessandro. Lui ce l'ha la sparata, lui può tenere 2 chilometri, tra l'altro tra un po' c'è la strada con un leggero vento favorevole, la pedalata è ancora buona. E non voltarti, non voltarti, perché dietro ci sono due azzurri che scorteranno questa azione fulminea. Adesso Cunego e Rebellin cercheranno di rompere i cambi, naturalmente per garantire a Ballan un margine di sicurezza. 150 metri di vantaggio per Alessandro Ballan, che è in viale Valganna, vicinissimo ormai al triangolo rosso dell'ultimo chilometro. Ce la può fare Sorensen dietro, sta cercando di rientrare Alessandro Ballan, la sua pedalata è ancora buona, la sua pedalata è ancora quella che può portarlo a vincere il campionato del mondo. Signori, questo non è uno sconosciuto, è un corridore che l'anno scorso vinse quella che tutti considerano la corsa universitaria del ciclismo, il Giro delle Fiandre. Andare a vincere in casa dei belgi non è cosa semplice. Alessandro Ballan alla Vuelta ha vinto la tappa pirenaica indossando anche la maglia oro e adesso è a un passo dal campionato del mondo. Ultimo chilometro per lui, è suo ancora 100 metri di vantaggio, non ce la fa nessuno dietro a riprenderlo. Tra un po' la curva sulla sinistra, la rampa che porta al campione del campionato del mondo. È dal 1927 che questa avventura mondiale infiamma gli spiriti e l'Italia sta per conquistare con Alessandro Ballan il suo 19° titolo iridato. Sta entrando nell'ippodromo tutto solo Alessandro Ballan, 250 metri, nessuno può più fermarlo. Vai Alessandro, grande Alessandro, si volta, non c'è nessuno, una stoccata maiuscola, fantastica, proprio in piazza Montegrappa a Varese. Vai Ballan, vai, vai, sei solo. E non è finita. Ballan oro con Damiano Cunego secondo e terzo arriva il danese, doppietta azzurra, meglio di così non poteva andare. Primo Ballan, secondo Damiano Cunego, perfetta la tattica degli azzurri.